sembra il set di un film d'azione, invece è lo scenario di un colpo nel deposito centralizzato del gruppo SME in via Vittoria a Cessalto. Erano le 4:30 del mattino quando un comando di 10 banditi ha isolato lo stabilimento della Ires SPA con 6 furgoni rubati nella provincia lombarda, una cinta di sicurezza per poter agire indisturbati, forati pneumatici dei mezzi, incatenati i cancelli d'accesso e lasciata libera solo una via, quella di fuga. Un varco creato dai malviventi manomettendo parte del guardrail, posizionando lungo il fossato 2 rampe per consentire il passaggio dei veicoli e la fuga in A4. Si sono introdotti tramite quella recinzione all'interno dello stabilimento, hanno prelevato quello che dovevano prelevare, dopodiché hanno divelto il guardrail e con 2 rampe si sono messi nell'autostrada in direzione Trieste. Un blitz durato circa 10 minuti, i ladri hanno tentato l'ingresso al magazzino forzando la porta blindata principale. Falliti diversi tentativi, sono riusciti ad aprire la saracinesca esterna di uno dei depositi, forse ai loro occhi il meno interessante. Al posto di smartphone e dispositivi high-tech, i malviventi si sono trovati davanti a scatoloni di caricabatterie e auricolari per un bottino di alcune migliaia di euro. Ma scattato l'allarme e caricata la merce, i ladri si sono immediatamente messi in fuga verso Trieste. La pattuglia di Cessalto in servizio notturno è intervenuta nell'arco di una manciata di minuti sul posto e forse anche per quello si sono dovuti dileguare immediatamente i ladri.